Ci troviamo a Carovilli, nel cuore della riserva MAB dell'UNESCO. Deriva il suo nome, le ipotesi che si accavallano sono diverse, ma si fa riferimento soprattutto ad una, che il nome provenga dal console romano Spurio Carvilio, che insieme a Papilio nella famosa battaglia della Legge d'Inteata sconfissero i Sanniti. E quindi questo paese prenderebbe il nome da questo console. Io avevo 9 anni. I genitori non volevano che noi andassimo alla fiera. A un certo punto erano le 10:15. Dalla parte di, diciamo, Vasto Girardi, si sente un rumore e tutti a guardare per l'aria. Arrivava una nuvola nera, ma il rumore era assordante. È passata, è andata verso Monte Totila. C'era una guardia municipale, mi ha presa per mano e mi ha tirata verso la sua porta. E si vedeva dalla parte del lato sinistro, da dove stava la casa mia, cominciato a vedere i carri armati, le camionette. Allora, lui che era guardia municipale ha capito che questi sono i tedeschi che arrivano, no? Allora ci ha trattenuto tutte e tre, ci ha fatto fare il saluto fascista. Finito di passare questi 19, camionette, carri armati, io piangevo, volevo andare a casa, però a casa mia non c'era nessuno, perché mia madre e mio padre erano alla fiera. Ricordo una sera, un particolare, mia madre aveva fatto il pane e arrivano due tedeschi, uno era ufficiale e l'altro era un militare, un 20-21 anni. Si sono seduti, c'era il focolaio acceso, e questo militare, questo tedesco, guardava quel pane, questo mi è rimasto impresso che non si cancella più, guardava quel pane. Mia madre, uno che ha i figli, capisce, va a prendere il coltello e una pagnotta di quel pane bello profumato, ben cotto, voleva tagliare il pane, il militare, l'ufficiale ha detto no, nai, ha fatto con la mano così. E no, diceva mia madre, questo lo ricordo perché solo io ero presente, solo io, perché io dormivo con mia madre e mio padre, quindi ero unica e dovevo dormire posto da loro. No, ha fatto con la mano, no. E mia madre quasi si è messa a piangere, fino a che si è convinta. E mia madre ha tagliato un pezzo, quello più ben cotto, e c'era la salsiccia appesa, perché avevamo ammazzato il maiale. Il coltello ha tagliato un pezzo di salsiccia, era pure abbastanza secca, e gliel'ha messo col pane. L'ha mangiato quel militare, questo non ne nascorderò mai più. Disse una sera, disse uno, che se, io in tedesco, caput, questa è una parola tedesca, lo so, e disse che se noi facevamo le cose non buone, col segno così, capito? Caput. Insomma, uno aveva paura. Il piatto particolare della cucina carovillese, sagne iev, cioè le lasagne e la verza, che è un piatto che si usa nel periodo autunnale ed è legato ad una tradizione in onore dei defunti. Difatti la notte del 31 di ottobre un piatto di questa minestra veniva lasciato sul davanzale della finestra in onore dei defunti, diciamo così, come collegamento con i familiari, con i defunti che tornavano quella notte e mangiavano quel piatto. Il santo patrono di Carovilli è Santo Stefano del Lupo. C'è certezza storica
che il santo sia nato a Carovilli. C'è anche la certezza scientifica che lo scheletro, o meglio i resti dello scheletro che sono esposti nella teca nella chiesa madre, appartengono ad un cittadino vissuto in queste zone. La santità è dovuta al miracolo dell'ammansimento del lupo. C'era questo lupo che imperversava ed era un grosso problema per le genti del luogo, il lupo che può intendersi anche come il diavolo in questo caso, e Santo Stefano lo ammansì caricandolo della soma dell'asino che lui aveva sbranato. E sappiamo quanto importante poteva essere per l'economia dell'epoca un asino, per la famiglia, per la comunità, in questo caso del convento stesso. Quindi il legame con Santo Stefano è molto sentito nel paese. La festa patronale è del 19 luglio e 29 settembre, quando è il giorno della traslazione delle spoglie. Si racconta che durante il percorso, che iniziò nel 1800, le reliquie del santo furono portate da Manoppello a Carovilli, vari miracoli avvenivano durante il percorso.